Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul Gran Premio del Belgio per il primo round di questa Fit Final 2023-2024 dalla cabina di commento che vi parla il buon Simone Fracchiolla in arte SDM, e questa sera in cabina di commento con me, ma anche in fase di regia, abbiamo con noi il buon Raffaele Lelli di Detti Rossi. Ciao Raffa, buonasera. Ciao Simone, ciao a tutta la chat, buonasera, buone finals. E ovviamente non siamo da soli, perché gli esperti dalla direzione gara sono forniti dal buon elegantissimo Marco Luconi. Ciao Marco, buonasera. Ciao Simone, ciao Raffaele, buonasera a tutti. E dunque ci siamo, primo round di queste finals, dopo diciamo una sosta, dopo aver passato anche Pasqua, Pasquetta, mangiato l'uovo di Pasqua, gli arrosticini, siamo ritornati per assistere come ogni anno le finals con i primi 5 del, diciamo, dei nostri 4 campionati Prime, Sport, Pro e Master, con alcune essenze che purtroppo potete vedere dalla grafica. Mancano ovviamente dalla Master il campione di quest'anno, ovvero J-Sport, Fabio il surname. Per la Pro League manca Tia Prince, ma più che altro per la fase di squalifica ancora che deve scontare per l'episodio che è successo in Brasile con Gagliens. Per la Sport manca proprio il campione anche Michael, e in più dovrebbe mancare, anzi anche manca, c'è Alessio Firino che aveva detto che non partecipava a questa Fit Finals, quindi prenderà il suo posto Topping Kestrel con la McLaren. Per quanto riguarda invece la Prime, assente anche il campione Crick, e quindi diciamo i campioni a parte Kaisermat sono praticamente assenti in queste Finals. Comunque sia, bisognerà vedere se più avanti riusciremo a vedere tutti quanti i piloti. Comunque, qualifiche che sono iniziate, come potete vedere sta anche scendendo la pioggia, quindi sostanzialmente potremmo vedere che chi farà il tempo prima potrebbe partire in pole position. Infatti vediamo già subito l'as di Kaisermat che sta andando sul traguardo, anzi il primo a chiudere il tempo è Shumi Legend che fa 1.44.4, vediamo Kaisermat 1.40.8. Poi Vampir arriva a 43.8, addirittura un secondo più veloce, anzi 7 decimi più veloce rispetto a Shumi. Poi arriva Di Legge, 47 in terza posizione. Non so adesso come sarà il tempo, più che altro non so se pioverà, ecco, per tutto il resto della qualifica, però non credo che lo vedremo anche in gara e la pioggia, Raffa, non lo so, In realtà chi vuole da casa può già snocciolare questo dato, può insomma intuire come sarà il proseguo della serata. Sessione qualifiche tra virgolette stroncata, nel mentre che piano piano stanno arrivando tutti gli altri piloti, ma già la pioggia è decisamente intensa sul circuito di Spa-Francorchamps, quindi nulla da fare anche per Tugumic che arriva adesso. Poco fa ha transitato Lopez, Ricky Best in Alfa Romeo. Insomma, questa sera questa pioggia, proprio in questa qualifica così particolare, è stato particolare. In realtà non è nulla di troppo nuovo rispetto a quello che siamo abituati a vedere o abbiamo visto, insomma, nel corso dell'anno. E lunedì in Sport League, qualifica 18 minuti, qualifica breve, poi gara sulla distanza del 50%. Quella di giovedì sarà sicuramente più interessante, perché avremo la qualifica completa per poi un'ennesima gara al 50%, quindi questa pioggia in un eventuale Q1 sarebbe stata ancora più divertente, perché magari avremmo invitato tutti i piloti poi a ritirarsi dopo il loro singolo tentativo. Loro immagino tutti felici per salvare un treno di gomma in più, anche quello sarà un tema per giovedì. E tutto sommato abbiamo notato una grande facilità nel trovare il tempo da parte di Vampir, nonostante fosse Shumi il primo in pista, infatti il primo a transitare sul traguardo per far registrare un tempo cronometrato. Via via tutti gli altri hanno già cominciato a trovare la pista, che cominciava a bagnarsi verso in discesa, la sinistra verso la no-name, e poi Pujon e la Fagne, la S del Campus, Blanchimont, fino alla staccata della bus stop. Cominciano già ad alzare anche l'acqua, le ruote, insomma le gomme slick calzate dall'Alpine di Tartaruga, piloti che stanno tornando ai box e la pioggia non è previsto che vada a diminuire, anzi c'è un pesante peggioramento nei prossimi 10 minuti con la nuvoletta decisamente offesa, arrabbiata, col fulmine, esatto. Quindi la qualifica dovrebbe essere finita, le posizioni dovrebbero essere cristallizzate,
infatti addirittura DRS disabilitato, quindi diciamo che possiamo dirlo che probabilmente Vampyr partirà da una pole position. Tra l'altro Drago Lievitato è riuscito anche a mettersi in seconda posizione, nonostante, come hai detto tu, che diciamo, è arrivato più tardi rispetto a Schumi, a Kaisermat, che erano i primi a lanciarsi su una pista che era ancora leggermente asciutta e che adesso si sta veramente bagnando per via della pioggia. In gara lo vediamo che sarà asciutta, quindi fortunatamente per tutti i piloti avranno anche più di un set di gomma rossa nuova e quindi ci sarà tanto da divertirsi. Ecco, adesso 10 minuti al termine, chissà se magari qualcuno proverà magari a farsi qualche giro sotto la pioggia con le intermedie, chi lo sa, ecco, però adesso intanto sono fermati tutti i box, tranne in questo momento Emis e Tartaruga, che tra l'altro sono gli unici assieme a Sergente che non hanno effettuato un tempo cronometrato, probabilmente anche per questo scroscio d'acqua che è arrivato praticamente un po' troppo presto, e poi magari loro si saranno lanciati troppo tardi quando ormai la pista era praticamente inguidabile con le gomme d'asciutto. Adesso aspettano, ovviamente, aspettiamo che rientrano tutti quanti ai box con Tartaruga ed Emis. Sergente si è fermato anche lui senza un tempo cronometrato, e quindi diciamo che non sarà dei migliori. Ovviamente dalla webcam vediamo anche il buon Drago Lievitato che un po' sorride con la solita sua Monster a fianco. E quindi intanto davanti, anzi, Tartaruga ed Emis continuano. Ruggero addirittura gomma intermedia. Quindi magari proverà a fare qualche giro in queste condizioni. Mentre Tartaruga passa Emis, magari per cercare un po' di scaldarsi già per la gara. In questa frangente, adesso sono tutti i piloti ai box. Intanto dalla chat salutiamo anche il buon Ricky Bizzo che ci ha raggiunto, il buon Tia Prince, Calexei, tutti quelli che ci hanno raggiunto in questo momento dalla chat, anche l'Openski che oltre a scrivere è anche in pista, cioè praticamente ai box, e tanto si è girato leggermente Emis, che ha rischiato anche di andare a muro con questa gomma. Ovviamente slick è difficilissimo guidare in queste condizioni. In questo momento nella drivecam su Discord vediamo Shumi Legend e Drago Lievitato che tra l'altro ha spento addirittura le luci, quindi mi sa che è andato a prendersi qualcosa oppure a rilassarsi un attimo, perché adesso 8 minuti in queste condizioni sarà difficile guidare. Soltanto Ruggio in questo momento è con le gomme intermedie, probabilmente per farsi qualche giro, caro Raffa, per provare anche la pista sul bagnato. Sì, pista che diventa veramente ostica, in particolar modo il peso della vettura nelle curve in discesa, quando si scende da Bruxelles, non è in Puchon, davvero difficilissimo. La variante del Campus alla Fagne, insomma, quest'anno i cordoli si sono abbassati rispetto agli anni passati che li dovevamo letteralmente aggirare. Quest'anno anche nei campionati siamo stati decisamente più aggressivi, sebbene, insomma, con un po' di parsimonia, visto che la gara è sempre lunghissima. Abbiamo visto in precedenza un piccolo errore da parte di Emis, proprio in uscita da Bruxelles, è andato ad appoggiarsi alle barriere, ma nessuna difficoltà, diciamo, a livelli di danni. Anzi, nonostante ciò, ha girato soltanto 111.000, no, poco meno di un decimo, è più lento rispetto a Tartaruga. Hanno fatto registrare questo tempo in sequenza, diciamo, battagliano per la 12ª e 13ª posizione, ma c'è davvero poco da fare. Forse è un tempo quello migliorabile con le intermedie, ma insomma, vale eventualmente la 12ª o 13ª posizione. Particolare che Sergente non sia stato attento all'arrivo di questa pioggia e che non ha fatto registrare nessun tempo cronometrato. L'abbiamo visto in grande crescita nel finale di stagione della Pro League, la categoria cadetta alla distanza di gara al 100%. Nonostante ciò, diciamo, si è lasciato sorprendere, così come Lopeschi, un po' in ombra, accreditato della decima posizione. Il campione in carica, per restare in tema Pro League, ha ottenuto la quinta, Kaisermat, mentre lì davanti se la sono veduta i ragazzi della Master contro un altro pilota che è cresciuto davvero tanto sul finale di stagione, Vampyr, che forse paga l'acciacco, se non vado errato, del Giappone. Mi pare gli era andata male come gara dopo un'enorme risalita che stava compiendo nella seconda metà di stagione dall'Ungheria, quando insomma anche Fiorino aveva cominciato ad avere delle difficoltà. Michael
ha giocato bene le sue carte, ma in mezzo a questi due si stava infilando una possibile risalita da parte di Vampir, poi sfumata per una gara che non è andata, ecco, nel migliore dei modi, o come stava inanellando le sue prestazioni. Va sul traguardo adesso Vampir, autore quindi della pole, ma un giro sulla mescola intermedia più per, diciamo, non annoiarsi, non fare troppo salotto che vediamo di nuovo in questo momento su Discord tra Xiaomi, che non è di nuovo riuscito a girare a ruotare lo schermo del suo cellulare, sì. E, insomma, il classico trago Simone Garruba che ci punta il ferro l'ennesima volta, la sua katana. Già sono volati i memini nel finale di stagione con la Master League, nella rassegna stampa delle interviste di fine stagione è stato un momento social di gaudio e di gioia, e di nuovo ha sfoderato, insomma, la sua arma il buon Simone. Comunque l'ha sfoderata anche in pista, conquistando un'ottima prima fila per il momento. Un drago lievitato che comunque quest'anno, dopo un po' di tempo che era lontano dai nostri campionati, è ritornato e, diciamo, è rimasto comunque, anzi forse è migliorato rispetto all'ultima stagione che ha corso, ricordiamo nel 2020-2021, dove riuscì a portarsi a casa il titolo della Pro League. E quest'anno è rimasto in battaglia con il, diciamo, con il quartetto J-Sport di Legge, Fabio il Surname e anche Xiaomi Legend, che poi purtroppo, diciamo, per problemi di volante, per problemi di connessione, intanto Rugio ha abbandonato la sessione, credo o un ritiro oppure una disconnessione, no, a muro, è andato a muro praticamente allo Rugio Radeon, quindi comunque sia partirà in fondo dallo schermo, partirà praticamente undicesimo. Ripeto, sto dicendo, Drago, diciamo, ha fatto una stagione che per problemi di connessione, anche per motivi anche del suo volante, diciamo, un po' questa cosa lo ha penalizzato, perché sennò sarebbe, diciamo, stato in lotta per il titolo di questa Master, che ricordiamo è andato a J-Sport, che si è portato a casa il suo secondo titolo consecutivo in Master League, diventando praticamente assieme, entrando praticamente assieme, diciamo, questa piccola crew ad aver vinto più di un titolo della Master assieme a Sutille e a Nico Fiore, che avevano vinto più di due titoli, anzi più di un titolo della Master. Per Vampir ovviamente invece una maturazione, come hai detto tu, grandissima, e che tra l'altro poi lo posso anche dire, io che ovviamente lo sento molto spesso, sicuramente farà il salto, diciamo, di categoria, perché probabilmente passerà al 100% per l'anno prossimo. Questo potrà succedere, però bisognerà vedere ovviamente col nuovo gioco, perché principalmente ancora poche informazioni sappiamo del nuovo capitolo, cioè, o meglio, io poi non so se voi sapete qualcosa in più che io magari non so, però principalmente l'unica cosa che so è che uscirà il 31 maggio il gioco, quindi se non erro, ecco, però penso che cioè, nel senso, è l'unica informazione che conosco principalmente. Nelle interviste di fine stagione ne abbiamo sentite di diversi, di piloti della 50, in particolar modo della Sport, affascinati, insomma, della 100, dal modo di correre, della distanza di gara raddoppiata rispetto alla Sport League, anche magari dettato forse da una stagione per alcuni un po' più rocambolesca a centro gruppo. È normale, diciamo, agognare una categoria che almeno fino alla sua prima metà di stagione la Pro League non aveva visto entrare, non dico nemmeno una safety car, ma davvero pochissime. Poi, diciamo, con il proseguo ci siamo un po' lasciati prendere la mano, sono venute fuori delle gare un po' più rocambolesche, però ecco, io, ad esempio, un Canino che paga l'unica difficoltà della stanchezza agli occhi, essenzialmente troppo lunga la gara alla distanza al 100%, ma lo stesso Grigone, mentre Lopez che ci delizia di un ennesimo sovrasterzo in staccata in ingresso alla bus stop, e lo stesso Grigone l'avevo sentito intrigato dall'idea della 100%, penso sia uno di quei piloti, anche per la sua grande crescita che ha dimostrato quando ha l'occasione di allenarsi, perché anche quest'anno in Sport League l'abbiamo visto fare delle ottime prestazioni in qualifica, poi in gara non sempre raccogliere quanto aveva mostrato di bello nella sessione precedente, così come gli era accaduto nella Prime del 2021, quando andò a vincere il campionato costruttore insieme al suo compagno di squadra Ferra 87 in arte Fabio Ferracini, ma nel campionato piloti, diciamo,
mancavano, diciamo, le prestazioni di rilievo per lui. Come vi ho detto in precedenza, ottime qualifiche, qualche prima fila condivisa insieme al suo compagno di scuderia, ma sul podio insieme a lui davvero poche volte e sempre vittima, spesso, diciamo, dei contatti legati alla Vogel, mentre che Lopez che continua a regalare scatti ai fotografi della sua Alfa Romeo totalmente di traverso, piloti ecco che questa sera li vediamo in vesti decisamente differenti rispetto alle vetture che hanno utilizzato nei campionati. Forse solo Ricky Best ha usato l'Alfa Sport e rimane in Alfa anche per le finals. Sì, per quanto riguarda l'Alfa di Ricky Best, anche lui grande azione. Intanto Lopez che qui sta veramente facendo dei drift allucinanti. Dicevo, per quanto riguarda il team Alfa, c'è anche un altro pilota che ovviamente io conosco anche di persona, ovvero The Sniper Samu, che diciamo starebbe in questo momento intrigando anche lui il 100%, quindi potremmo vederlo magari dopo una stagione, diciamo, anch'essa un po' in difficoltà, un po' in salita ancora, potremmo probabilmente vederlo magari in Pro League l'anno prossimo, non soltanto anche Krikkonen, come ha detto Tom, ma anche lui. Sono anche due ragazzi molto giovani, quindi vederli in una categoria così, diciamo, diversa, ma soprattutto anche molto competitiva, perché quest'anno in Pro League è successo di tutto, a prescindere dal fatto che Kaisermat ha dominato in gara, comunque in ogni gara c'è sempre stata battaglia, e quindi sicuramente loro due che provengono da un campionato come la Sport e che hanno iniziato anche in Premier League sicuramente si potranno anche divertire molto di più. Intanto le qualifiche sono finite, con ormai tutti che hanno preso bandiera tranne Ricky Best e Lopez che ancora continuano a girare, e adesso dovrebbe aver preso bandiera Tartaruga, prenderà bandiera fra poco anche Emis che si trova adesso a Blanchimont, poi arriverà ovviamente Ricky Best e infine chiuderà il giro Lopez, che quindi partirà in fondo, cioè in decima posizione. E soltanto Rugio si è ritirato in questa sezione di qualifica, mentre intanto vediamo ovviamente dal nostro saltino col drago lievitato che si è un po' caricato, diciamo, con la sua Monster, pronto per iniziare questa sua avventura. C'è anche il buon Vampir con addirittura il suo nuovo volante, che ovviamente è passato dal T150 al TGT2, quindi anche questo sicuramente lo avrà aiutato a migliorare un po' anche la sua guida, a essere cresciuto soprattutto nella fase finale di questa stagione in Sport. E quindi chissà, magari adesso nel prossimo capitolo cosa succederà. Adesso ci stiamo facendo tante domande, tanti dubbi, però principalmente ancora bisogna un po' aspettare, perché ovviamente il gioco deve poi uscire, poi bisogna aspettare settembre. Da qui a settembre può succedere di tutto in questo momento. Io li vedo tutti belli al calduccio, infelpati, insomma la gara sarà al 50%. Vampir ci ha abituato, Shumi e Drago sono abituati ormai alla distanza raddoppiata, e vediamo, insomma sarà complicato, il meteo cominciano a salire le temperature, le console altrettanto, nell'abitacolo virtuale, definiamolo così, dei piloti, decisamente più ampio rispetto a quello reale, insomma un'intera stanza a loro disposizione, e cominceranno quindi a salire, diciamo, i gradi in vista anche dell'eventuale Summer League che probabilmente già andremo ad affrontare sul capitolo 2024. Per questo mese, se non vado errato, sono previste delle sessioni di beta, per questo del prossimo ho qualche dubbio poiché sono davvero concentrate, sono tre sessioni che si svolgono soltanto nel fine settimana con 2-3 giorni, insomma, a disposizione per girare, provare, segnalare più che diciamo capire il gioco, il modello di guida, più per cercare di capire gli eventuali bug, tirar fuori qualcosa almeno stabile sotto il punto di vista dell'online. Quest'anno in un modo o nell'altro, fatta eccezione per i bug delle telemetrie che provocavano diverse bandiere rosse in partenza di Sport League, quando ci si disconnetteva ogni tanto il bot in automatico puntava e andava a ritirarsi in automatico, così come è successo a Drago a Monza o a Gallians in Brasile. Io a Singapore non solo mi sono disconnesso, ma si è proprio teletrasportato indietro di 15 secondi, quindi sì, è vero. Intanto questa in questo momento è la classifica con i piloti che saranno questi: Vampir partirà davanti assieme a Drago Lievitato, poi Shumi Legend, di Legge, Kaisermat, Ricky Best, Topping Kestrel, Patrick Speri, Tukumi, Kelopensky, questi sono i primi 10, poi Rugio, Tartaruga, Emis e Sergente che diciamo partiranno oltre la decima posizione.
Sì, come hai detto te, ovviamente ci sono stati dei bug, anche le safety car, perché in Sport League ho visto molto spesso partire con la safety car, quindi diciamo che è stato abbastanza strano questo gioco, migliorato sicuramente rispetto all'anno scorso, però diciamo i bug non mancano mai, chissà magari l'anno prossimo cosa succederà, se magari vedremo magari le bandiere blu sventolare in partenza, oppure magari una virtual safety car dopo ogni tre giri, che ne sai. Però ci sarà sicuramente da vedere. Intanto i piloti adesso sono schierati, adesso aspettiamo un attimino per le loro sicuramente ultime modifiche per quanto riguarda gli assetti. Ricordiamo che ovviamente è una 50%, quindi è una gara che sicuramente come Vampire, Ricky Best, chi ha corso in Prime e in Sport, sicuramente la sapranno già gestire, mentre invece chi corre al 100 magari la troverà un po' diversa. Forse magari Shumi è quello magari un po' più abituato, visto considerato che non soltanto ha corso al 50% l'anno scorso, ma oltre al fit quest'anno ha corso anche negli altri campionati, quindi potrebbe essere un'altra idea. Beh sì, poi ovviamente non è che i piloti corrono soltanto sul nostro sito, lo stesso Giovi, ma veramente in tanti ovviamente si sono dilettati. Tartaruga in particolar modo l'ho visto dilettarsi in diversi campionati e ciò lo ha aiutato ancora di più a crescere, quindi ben venga anche che una prestazione diciamo di rincalzo sul nostro portale invece porta a qualche gioia, perché ci vogliono anche quelle, ok sì l'allenamento, il provarci senza aiuti eccetera eccetera, però ogni tanto qualche prestazione di rilievo in forum tra virgolette dove la competizione è leggermente, non dico minore, o comunque legata a quelle determinate regole, dà sicuramente piacere e gioia di proseguire. Facciamo un test, perché è già una sorpresa per noi che il live timing abbia funzionato, vediamo se addirittura così giochiamo, andiamo all'in, se forse in teoria dovrebbe funzionare lo starting grid, sì, sì. Lo mandiamo e speriamo, incrociamo le dita, vedo i dati che stanno andando, attendiamo la grafica insomma impressione per gustarci come di consueto al contrario la griglia di partenza. Dovrebbe essere andata, vediamo se attimi di tensione, ne dubito fortemente. Però non sembra andare, si è decisamente offeso, forse in sì, qualifica funziona, in gara invece sono venute fuori le segnalazioni da parte del buon Lopez. Ce la vuoi dare tu a voce Simone, sì, al contrario la griglia? Sì, allora possiamo diciamo partire da Sergente e Demis che partiranno alla 14esima e 13esima posizione. Ah, ecco, perfetto, ok. E allora vabbè, partiamo con la griglia, ovviamente con Sergente e Demis che partiranno in fondo, poi in 12esima e 11esima abbiamo Tartaruga e Rugio in decima e in nona posizione, poi abbiamo Lopensky e Tukumic, poi davanti ovviamente in ottava e settima posizione Patrick Speri e Topping Kestrel, due campioni, uno della Prime e uno della Sport, poi a seguire Ricky Best e Kaisermatt che partiranno dalla sesta e dalla quinta posizione, poi in seconda fila Di Legge e Shumi Legend che ovviamente partiranno dietro ai primi due, che saranno ovviamente Drago Lievitato e Vampir. Per quanto riguarda la scelta delle gomme, caro Raffa, io vedo molti piloti, soprattutto i primi cinque che hanno messo la gomma hard, e poi vediamo ovviamente da Ricky Best fino all'Opensky che hanno messo la gomma media, contando anche Emis, e poi soltanto Rugio e Sergente hanno messo la gomma soft, contando anche Tartaruga con la gomma hard. Quindi diciamo che strategie molto molto differenti e che sicuramente ci faranno un sacco divertire. Non so in quanti sono andati a rivedere la gara della Sport League che abbiamo corso quest'anno, ovviamente sul circuito di Spa, per diciamo snocciolare le strategie. Tutto sommato era una carta abbastanza prevedibile da parte dei piloti alla 100, forse anche per non avere la vettura così reattiva, visto che il carico di carburante è dimezzato rispetto a quanto sono stati abituati nei campionati, in tanti insomma immaginavo preferissero la hard. Soltanto invece i piloti, se non vado errato, come detto nelle prime due file e mezzo, poi dalla pole position di Vampir fino al quinto posto di Kaisermatt, e poi in dodicesima Tartaruga. Colpo di reni, diciamo, un pilota alla 50 va a puntare alla gomma più dura, e insomma una strategia che sarà decisamente interessante. Occhio a chi risale con la rossa, soprattutto Sergente, sarà una furia. Sì, assolutamente, però ricordiamoci che è una 50, quindi la gomma rossa probabilmente durerà forse un pochi giri. Allora ci siamo, tutto è pronto per questo primo round di queste Fit Final 2024 con i piloti là in fondo che si vanno a posizionare. Ecco, ci siamo, le luci rosse che si vanno ad accendere, 2, 3, 4, 5, e allo spegnimento il via di questo primo round delle Fit Final 2024.
Via, partono le vetture con una falsa partenza da parte di Sergente, mentre qua davanti sembra essere uscito bene il gruppo. Vedo nessun contatto, c'è soltanto subito Shumi Legend che si fa subito dentro all'interno di Drago Limitato, poi alla fine lascia la Williams di Drago davanti. Attenzione qui Alorush, Radeon per poi il rettilineo del Kemmel, dove ovviamente si potrà utilizzare il GRS tra pochi giri. Attenzione perché siamo sul ventaglio qui con Drago all'esterno, Vampire all'interno, centropista, Shumi all'interno, e alla fine arrivano side by side Drago e Vampire. Alla fine Vampire rimane davanti, penso che non ci sia stato nessun danno. Dietro sembra essere uscito tutto lineare il gruppo, con una Williams, quella di probabilmente Patrick Speri, che si fa vedere subito all'interno nei confronti di Lopensky, e si è andato a prendere la nona posizione, o forse probabilmente si è ripresa la posizione. Vedo un Ricky Best che è riuscito a scavalcare Kaisermatt portandosi in quinta posizione, ovviamente con gomma media ne ha molto di più rispetto a tutti gli altri, con in questo momento hanno la gomma dura. Vediamo un attimo adesso tutto il gruppo che sembra essere uscito indenne, e attendiamo ovviamente la fine di questo primo giro, che è partito come ci aspettavamo, un po' di fuoco nelle prime tornate, le prime curve, con i primi tre che diciamo sono subito andati a farsi vedere. Ecco, attenzione perché c'è Ricky Best che è molto minaccioso nei tubi di scarico di Kaisermatt, vediamo se lo andrà ad attaccare, vediamo cosa si inventerà adesso Ricky Best. Adesso ancora una volta molto vicino, però non affonda l'attacco, arrivano tutti comunque alla bus stop molto molto vicini, occhio ovviamente in frenata perché soprattutto in questa bus stop puoi perdere molto facilmente il posteriore. Intanto primo giro che si va a concludere con Vampire, penso ha fatto il giro veloce, e vabbè, ovviamente il primo giro, e adesso bisognerà vedere che cosa succederà nelle prossime tornate. Va a scontare il drive-thru intanto Sergente, così come Emis, quindi entrambi i due piloti che partivano dall'ultima fila hanno ricevuto questa particolare penalità. Tanto Drago lì davanti, Drago su Vampire all'interno, sorpasso pulito, sebbene abbia provato a difendersi in qualche modo Vampire, ha poi corretto all'ultimo la traiettoria quando ormai stava andando verso il punto di corda, si mette davanti Drago Limitato, non vuole perdere tempo a questo punto, convinto evidentemente di poter esprimere un passo migliore, ma insomma, complicato tirarsi fuori così come abbiamo visto nel corso di tutta la stagione dalla zona di DRS, che verrà attivato al termine di questa tornata con Drago che comunque sta dando, immagino, fondo alle sue energie. Non credo stia scendendo sotto il 50%, no, ma una bella spinta la sta dando, visto che ha aperto qualche decimo nel guidato, in particolar modo nel tratto in discesa Bruxelles-Nonheim verso Puchon. Qui invece comincia a rimanere più attaccato Vampire al codone di Drago. Sorpasso intanto tra Lopeschi e Patrick Speri, con Lopeschi che si prende la posizione sul suo eterno rivale di mille categorie, mille giri, mille campionati, mille stagioni, dal 2018 insomma, che in un modo o nell'altro le loro carriere virtuali si intrecciano in pista. Io 2018 purtroppo me lo ricordo bene, i due ovviamente sono stati i miei avversari. E poi tra l'altro Lopeschi, come diciamo, ha cambiato categoria, se non erro nel 2020, che era passato in Pro League, l'aveva cambiata anche Patrick. No, Patrick era ancora in Sport League, scusatemi, era ancora in Sport nel 2020, quindi diciamo poi non l'ha voluto, diciamo, gli è sempre andato dietro. Ecco, dove andava Lopeschi lo devo seguire anch'io. Ecco, questo sarà stato sicuramente come sempre il duello tra i due, anche quest'anno non è mancato per via anche del secondo posto in classifica. Intanto è iniziato il terzo giro, adesso tutti quanti possono utilizzare l'ala mobile, che si potrà utilizzare ovviamente nel rettilineo di partenza e nel rettilineo del Kemmel. Quindi in questo momento Drago Limitato ha preso la prima posizione nei confronti di Vampire, a seguito ovviamente di Shumi Legend, poi dietro di Legge Ricky Best, che adesso con questa gomma media sembra averne molto di più e ovviamente anche molta più conoscenza rispetto ad alcuni piloti del 50%, come di Legge, Shumi e Drago, che ricordiamo che sono piloti dal 100%, quindi vediamo cosa si inventerà il pilota dell'Alfa Romeo, se riuscirà magari a passare di Legge o questo trenino, oppure rimanere lì dietro per poi fare una strategia diversa, chi lo sa, magari mettere una rossa nel finale, che ne sappiamo.
l'ultimo del serpentone va da Patrick Sperry, quindi dalla prima alla decima lo apre e lo chiude la Williams, questo trenino. Ruggio è già fuori dal secondo nei confronti dei Patrick in decima posizione, Ruggio quindi in undicesima, sarà difficile per lui trovare il modo di rientrare di questi tre decimi, in particolar modo da adesso quando andranno a poter azionare il DRS sul rettilineo di partenza, per carità breve, comunque da un abbrivio di qualche centesimo, e poi ovviamente sul lunghissimo rettilineo che porta alla staccata di Lecombe, il rettifilo del Kemmel, dove vediamo se può arrivare il controattacco da parte di Vampir nei confronti di Drago. Vediamo, perché adesso sono tutti vicini, quindi vediamo se magari Drago farà passare Vampir. Intanto Sergente con gomma soft fa segnare in un 45,9. Vediamo adesso sul rettilineo del Kemmel se Vampir va all'attacco. Prende ovviamente la scia, si sposta subito all'interno e va all'attacco. Attenzione perché si sta infilando anche Shumi Legend, conoscendolo di solito fa attacchi, diciamo, molto al limite, ovviamente sempre corretti. E vedo anche che si sta formando una lieve spaccatura nei confronti di Ricky Best, che in questo momento è ancora sotto il secondo. C'è anche Kaisermatt che sta rischiando di andare fuori di RS, 8 decimi per il campione della Pro League di quest'anno, con ovviamente la gomma più dura rispetto a Ricky, che in questo momento sta andando e sta continuando a tenere il passo dei primi 4 con gomma hard, mentre invece Kaisermatt lo vedo che adesso comunque si è riavvicinato, lo vedo che in questo momento sta un pochino soffrendo. Poi bisogna vedere ovviamente il crollo della gomma tra poco, tra un paio di giri, per chi ha la gomma media, quando avverrà e come avverrà. Mentre intanto giro numero 4 che sta andando a concludersi, con Vampir che in questo momento riprende la prima posizione. Sicuramente sarà uno scambio di posizioni continuo tra lui, Drago e Shumi, perché di legge lo vedo molto molto tranquillo lì dietro e tendenzialmente non credo che andrà all'attacco, anche considerando il fatto che ha il DRS rispetto avendolo praticamente come gli altri due, Shumi e Drago, che hanno l'utilizzo della mobile. Vediamo adesso sul rettilineo del Kemmel cosa si inventeranno, se Drago andrà all'attacco oppure no. Attenzione perché Shumi è uscito veramente a cannone, però anche Drago non scherza. Infatti attenzione, all'esterno addirittura ha messo la ruota sulla terra, sull'erba. Shumi va a scartare Vampir e lo va a passare. Praticamente Vampir ne ha perso addirittura due, ma ha rischiato talmente tanto Drago limitato, perché ha messo le ruote di sinistra sull'erba e lì è veramente pericoloso. Ho il dubbio che Drago si sia trovato con un boost di potenza nei confronti di Vampir, magari non si aspettava di uscire così tanto forte, e forse lo stesso Vampir, diciamo, non si è impegnato così tanto nel uscire dal Kemmel con quanta più velocità, e immagino ibrido un pelo attivato per dare quell'abbrivio in più. In questo modo sì, si è visto soffiato in due posizioni, uno Shumi anch'esso chiamato un tra virgolette doppio cambio di traiettoria, è andato una volta verso il centro della pista, poi Vampir giustamente si è spostato per lasciare più spazio a Drago inevitato e tornare in pista da quella mezza vettura posizionata sul prato, e tra l'altro lì c'è la zona prato per il pubblico, e Shumi è dovuto quindi andare ulteriormente verso l'interno, quindi un momento di enfasi, di pathos per i piloti in uno scambio invece che magari poteva, immagino, avvenire in maniera decisamente più pacata. Ma ormai anche con la Master e i vari campionati l'abbiamo visto, anche le manovre più semplici quando è venuto il momento di colpire, diciamo, per molti piloti non sono state sempre così dolci, pacate e ovviamente, come detto in precedenza, nei limiti del regolamento, ma vigorose, mettiamolo sotto questo punto di vista, sì. Metà della distanza di gara, quindi anche i piloti Master, diciamo, anticipano i loro tempi nello sbottonarsi un po' nelle manovre. Si è sbottonato invece Ricky Best, perché in questo momento è fuori dal DRS e può essere preda facile per Kaisermatt. Infatti Ricky si sposta verso l'esterno e fa passare Kaisermatt, lo fa andare avanti probabilmente per fare magari più ritmo, per fare ritmo lui, per magari cercare di riconnettersi al gruppo di testa là davanti. I primi quattro in questo momento hanno un distacco di un secondo e sei, e vedo anche che probabilmente la gomma gialla è arrivata praticamente al capolino, probabilmente, perché Ricky veramente ha perso tantissimo in questo passaggio.
E ho visto anche per un momento sul rettilineo del Kemmel la McLaren di Toppin Kestrel che stava già lampeggiando, quindi non vorrei che il pilota McLaren non avesse più batteria. Infatti adesso sono passato un attimo dalla sua onboard e vedo che il pilota McLaren è praticamente sotto il 20% di Hertz, quindi è molto strano il fatto che sia andato a utilizzare tutta questa batteria mentre invece là davanti sono praticamente pieni. È incredibile anche l'andamento dei primi quattro, ed è incredibile come l'unico in questo momento è Vampir, anche lui che continua a tenere anche un buon ritmo assieme al diciamo ai piloti da Master quest'anno, Drago, Dile, Geshumi. E tutto sommato è veramente un grande miglioramento per il pilota che quest'oggi veste i colori dell'Alpine, che diciamo l'Alpine è stata quella di del buon Jacopo Rochita, che quest'anno, questa sera purtroppo non è tra noi. Intanto adesso c'è Shumi che è davanti, adesso vediamo se farà passare Drago di nuovo col DRS, sembra di no, perché adesso Shumi ha dato un leggero strappo, infatti Drago prende la scia, vediamo se si sposta subito, no, chiude il DRS, lo chiude anche Vampir, quindi non vanno all'attacco, va invece all'attacco Lopez, schiena dietro, in ottava posizione va a prendersi la posizione nei confronti di Tukumic, quindi sorpasso che avviene, si riesce a sbarazzare della della Red Bull di Tukumic, che adesso è alle spalle della McLaren di Toppin Kestrel, e vediamo se adesso Lopensky potrà riuscire a fare una buona risalita, che tutto sommato la sta facendo, e si sta portando anche dietro Patrick Speri, che è staccato soltanto di una posizione. Ottimo mosso da parte di Lopez, che Tukumic era sembrato sì più stretto nelle linee rispetto a Topping, ma deficitario in velocità rispetto alla McLaren di Michele Secchi, campione della Sport nel 2021. Chi di questi piloti nella top 10 non ce ne vogliono, chi si trova fuori da questa zona punti, e tra l'altro in realtà il punteggio magari nelle finals dopo ve lo vado a raccontare è leggermente diverso rispetto ai campionati ufficiali. Insomma, chi sta faticando nella top 10 è Kaisermatt, e dopo aver passato Ricky ha dato un tirone, è riuscito a stare in zona di DRS con Dileggi, ma immagino sia quello che a livello di Hertz lo abbia spremuto, insomma stia forzando le linee per provare a rientrare nei confronti di Legge e stare in un secondo più comodo, poiché insomma, avendo effettuato quel sorpasso su Ricky Best, che era in leggera difficoltà, qui intanto sopra sterza in trazione proprio per Matteo Gerashi, in arte Kaisermatt 27SF sta forzando adesso, non avrà il DRS sul rettilineo del Kemmel. Vediamo se arriva un accordo con Ricky, un effetto fionda per riavvicinarsi a Dileggi, che sì, avrà anche egli il DRS, ma immagino andrà in frenata in anticipo rispetto ai, insomma, per non salire sopra ai tre piloti davanti a lui, che potrebbero muoversi visto che Drago è davvero attaccato a Shumi e arriva un sorpasso sereno. Va Drago, si prende adesso lui la prima posizione, e sì, in questo momento Ricky ti ascolta e va all'attacco di Kaisermatt, forse leggermente in ritardo, perché tra l'altro addirittura sono arrivati, come arrivano in questo momento, 3 secondi per Tukumic, sono arrivati un po' in ritardo il sorpasso, perché adesso addirittura i secondi sono diventati quasi 2, adesso 1.7, Kaisermatt aveva preso il DRS nel rettilineo di partenza, poi l'aveva perso anche perché l'uscita dalla bus stop non era delle migliori, ecco, l'abbiamo visto scodare anche in un board, io l'ho visto in un board che aveva scodato, ma soprattutto anche in entrata ha fatto veramente fatica. Adesso vediamo se Ricky, che aveva molto più Hertz rispetto a Kaisermatt, magari potrà cercare di riavvicinarsi al quartetto davanti, e sta anche cercando di scappare da Kaisermatt, adesso quasi 7 decimi, e occhio a Toppin Kestrel, perché potrebbe essere, diciamo, la mossa della McLaren riuscire a passare anche Kaisermatt. Due campioni ovviamente, uno della Pro e l'altro della Sport, Kaisermatt addirittura lampeggia, quindi diciamo batteria ibrida praticamente finita per lui. Arriviamo ovviamente alla staccata della stop, una delle staccate di questo tracciato molto complicate. Attenzione Ricky Best, box, si ferma il pilota dell'Alfa Romeo. Vediamo più che altro la scelta della gomma, sicuramente andrà sulla gomma dura per andare fino in fondo. Sì, infatti va sul sicuro, va sul classico gomma hard per arrivare fino in fondo. Sicuramente, forse magari questa mossa potrà cercare di ricucire il distacco dai primi, perché i primi ovviamente continueranno a girare. Adesso lui ovviamente gomma più fresca cercherà ovviamente di ricucire qualche decimo
nei confronti là davanti. Intanto Topping va a passare sul rettilineo del Kemmel Kaisermatt. Dicevo, Ricky sicuramente adesso con gomma più fresca cercherà di ricucire un po' il distacco, e che magari quando si fermeranno gli altri avranno sì la gomma media, però Ricky sicuramente potrà riuscire a tenere anche il DRS, chissà, vediamo un po' cosa succederà. Intanto giro numero 9 che è iniziato con la davanti Drago, Lievitato, Shumi e Vampir e di Legge, che sono i primi quattro che continuano ad andarsene. Legge sicuramente è quello che è rimasto più cauto in questi giri, non è andato all'attacco, soltanto i primi tre si sono soltanto scatenati e scambiati le loro posizioni. Ah sì, Luigi classicamente guardingo in queste ultime sue finals, ultimi chilometri su Formula 3 Team, prima di una pausa per poi capire insomma quel che sarà del suo futuro, anche la voglia eventualmente, sicuramente ci sarà fin dall'uscita del nuovo capitolo, ma l'eventuale stimolo insomma l'abbiamo sentito nelle interviste di fine stagione, ha idea di prendersi un'annata di pausa, l'idea è quella, poi vediamo se si verrà a concretizzare o se il nuovo capitolo, la voglia di scendere in pista sarà così forte da ripensarci anche per lui. Vanno ad iniziare la decima tornata, immagino che qui davanti cominceranno a muoversi le carte, non tanto per la prima posizione, la vittoria, più per essere il primo ad entrare in pit lane, andare a fare undercut, coprirsi dalle mosse dei piloti lì dietro, perché si vanno a fermare Lopez, Kisperi, se passa Sergent, si ferma Tukumic, insomma tutti i piloti partiti con la gialla vanno a montare adesso la gomma bianca. In precedenza si è sbarazzato dei primers Sergent, passando prima Tartaruga e poi Rugio, quindi dopo il drive-thru è riuscito a rientrare in qualche modo, si è invece totalmente staccato da Sergent quando sono andati ad effettuare il drive-thru insieme a Emis, che gli è lontano una decina di secondi, e insomma per lui magari si prospetta un po' di bagarre se riesce a rientrare con Ruggio e Tartaruga. Tartaruga che tra l'altro si vede in questo momento sverniciato da Ricky Best, che con la gomma calda, il DRS, sta cercando di fare un undercut più per rientrare nei primi 5, visto che si era creata quella spaccatura di circa 2 secondi con insomma il plotone dei primi 4 e poi Ricky, Kaiser e via via tutti gli altri. Tanto Tukumic ha perso la posizione nei confronti di Speri, erano usciti praticamente incollati ai box, e poi alla fine diciamo al Rouge Tukumic ha un po' sbandato e ha perso praticamente la posizione ancora prima che Patrick aprisse il DRS sul rettilineo. Intanto vediamo più che altro come si muoveranno davanti, occhio perché Drago sta un po' staccando, 7 decimi nei confronti di Shumi. Sì, che poi è vero che ritorna sotto, c'è Vampir che comunque non molla la presa, così come di Legge. Vediamo cosa farà Topping Kessler, se si andrà a fermare. No, continua il pilota McLaren, mentre Kaisermatt si ferma. Non sta abbastanza anticipata. È fermato? Ah no, sono fermati tutti. Davanti sono fermati tutti, quindi Tukum e Topping è l'unico che non si è fermato. Ed è strano come quelli che hanno avuto, che hanno messo la gomma media, cioè che hanno avuto la gomma hard, sono fermati, e lui con gomma bianca, con gomma gialla non si è fermato. Intanto attenzione perché Ricky arriva adesso sul tornantino, potrebbe anche passare, sta arrivando veramente velocissimo adesso con gomme calde, va a sverniciare Vampir, potrebbe sverniciare anche Shumi Legend, vediamo, prende tutta la scia il pilota dell'Alfa Romeo, ma Shumi gli chiude la porta in faccia, Shumi dice non passi ancora, per attenzione adesso con le gomme calde, ottimo sul rettilineo del Kemmel, occhio vediamo se va, andrà all'attacco, non va all'attacco Ricky Best, che tra l'altro adesso c'ha una gomma sì più calda, però c'ha meno prestazionale rispetto a quello di Shumi Legend e di Drago Lievitato. Guarda adesso quanto grippa Ricky, che addirittura qui a Bruxelles si fa vedere, ma nulla da fare, non riesce a trovare un varco per passare Shumi Legend, e adesso quello che deve fare adesso il pilota dell'Alfa Romeo è rimanere attaccato e cercare di non perdere ritmo nei confronti di Shumi e Drago, adesso con gomma media fresca andranno ovviamente più forte, e poi bisogna vedere quando ovviamente andrà in calo la loro gomma, che poi magari Ricky potrebbe avere un vantaggio in più rispetto alle gomme di Shumi e di Drago. Con il valzer dei pit-stop ha perso un po' di contatto, qualche metro di Legge, che bravo, molto astuto qui nel T2, perfetto, l'abbiamo seguito nell'affrontare la discesa da Bruxelles fino a poi la Fagna, è stato bravo nel rientrare
negli 8 decimi, 7 adesso comodo di nuovo in zona di DRS. Uscirà la pit lane, era 1 e 2, 1 e 3, quindi forse qualche incertezza da parte dei suoi meccanici ai box o un'entrata da parte sua non così azzardata rispetto ai piloti davanti a loro. Si muove Van Beer nei confronti di Ricky Best, che dei primi 5 è l'unico a calzare la gomma bianca rispetto a tutte le gialle montate dagli altri piloti. Ottima la mossa anche da parte di Lopez, che è riuscito a balzare Topping, Kaiser davanti a lui nel corso dei pit stop, quindi si trova in questo momento in settima posizione, accreditato del compito di rientrare rispetto ai primi. È sicuramente complicato visto che insomma, non ha il DRS, lo vediamo lampeggiare qui in salita a Urush, mentre che purtroppo Ricky, causa fisiologica della gomma, viene mangiato prima da Vampir sul rettilineo principale e poi sul rettilineo del Kemmel anche da Dileggio 97, quindi si ricompone il poker dei primi 4 prima della sosta. Non è cambiato molto a livello di posizioni tra di loro. Un attimo si è inserito Ricky per rientrare bene e tutto sommato sganciarsi dalla lotta che lo vedeva in precedenza con Kaiser, Matt Topping, Tukumic e Lopeschi. Topping che è l'unico pilota a non essersi ancora fermato, prosegue ancora con la gomma a banda gialla, sono rimasti 10 giri, credo che a questo punto punterà a calzare la gomma rossa, ma avrà davvero tanto tempo da dover recuperare. Vediamo più che altro Topping se magari metterà la gomma rossa, perché tirando questa gomma significa che probabilmente vorrà mettere la gomma fresca, la gomma soft. Ricordiamo che i piloti hanno più di un set addirittura di gomma rossa, considerando ovviamente che avranno scelto bilanciato oppure gomma più morbida, quindi non sappiamo di preciso quante gomme avranno, però comunque sicuramente vorrà mettere la gomma rossa. Intanto c'è Ricky Best che veramente ha perso tantissimo qui a Blanchy Mod, addirittura un secondo si ferma Topping Kestrel, mentre Sergente prende adesso i 3 secondi, Topping addirittura 5 secondi di penalità a corsia box, incredibile errore per Topping Kestrel, mentre Drago segna il giro veloce. Sta succedendo adesso tanti avvertimenti del gioco, prima penalità, poi ovviamente giri veloci con Topping, che in questo momento ha messo gomma hard. Sì, ha messo gomma hard, mancano 9 giri, quindi vuole avere una gomma dura molto più fresca rispetto agli altri. Adesso esce, toglie il limitatore, si trova praticamente a panino tra Patrick Speri e Tukumic, con adesso Tukumic che arriva, però ovviamente non ha velocità sufficiente per passare Topping Kestrel, anche perché ovviamente lo vediamo non ha neanche tanta batteria ibrida, e anche Topping nella stessa situazione, vediamo anche lampeggiare il pilota McLaren, mentre invece là davanti adesso ritornato il nuovo come prima il trenino. I primi 4, Drago, Livitato, Shumi e Vampire di legge con Ricky Best, che purtroppo non è più riuscito a rimanere incollato a questo quartetto. Peccato, perché sennò sarebbe rimasto lì a lottare con i primi 4. Dobbiamo fare un corso intanto ai piloti per ruotare lo schermo, un tutorial, poiché anche il buon Vampir, sì, anche Vampir abbiamo con la visuale verticale, però vabbè dai, almeno lo abbiamo, lo stiamo vedendo in questo momento la grafica in sua impressione, anche gli dilettarsi con il suo volante. Che cosa è passato, anche lui è un Fanatec, che cosa che è Thrustmaster TGT2, è lo stesso volante che ho io e Shumi, quindi diciamo l'ha preso anche perché gliel'ho detto io, ecco, quindi ha ascoltato le mie parole il buon Vampir. E allora dica ogni tanto di prendere felpe, tutine per i bebè, visto che anche il buon Ricky Pizzo lo leggevamo in chat, non vado da social da poco, e insomma Bongano l'ha spammata subito. C'era anche un altro pilota, è stato uno dei primi se non vado errato ad aver preso la tutina dei bebè, e era da un po' che non lo leggevo sul sito e era rientrato con la foto della tutina, quindi insomma particolare, brandizzato il figlio subito. Intanto attenzione a Vampir, era abbastanza vicino a Shumi, forse per provarci o pressare Shumi a tentativo, no, Shumi, attacco su Shumi. Infatti Shumi addirittura ha chiuso il DRS, attenzione perché arrivano pagliati, però ovviamente alza il piede il buon Shumi Legend, lascia scorrere Drago Evitato e quindi rimane comunque ancora in stand-by questa battaglia. Anche Rugio prende 3 secondi, quindi anche lui entra diciamo nell'elenco dei piloti penalizzati dal gioco. Intanto ovviamente continua a perdere Ricky Best nei confronti di Legge, che continua a rimanere dietro cauto, tranquillo, che magari aspetta più che altro una piccola
bagarre che sicuramente vedremo negli ultimi giri, che ci riserverà veramente tanto divertimento per questi quattro piloti che si stanno lottando questa prima gara di queste final 2024. Quindi Lopez che un po' alla volta formichina, in realtà adesso anche un'ampia falcata nel tratto verso Blasimont, 1.5 1.2 nei confronti di Ricky Best, il suo compagno di scuderia. Ma insomma, non ci sono classifiche per costruttori alle finals, è una lotta singola tra i migliori 5 dei campionati targati Formula 3 in team. Lopez che sta rientrando su Ricky Best per un'ottima, importante top 5, sta facendo lo stesso Kaisermatt che si è scrollato di dosso Speri che con la sosta gli era rientrato abbastanza vicino, si è agganciato Topping a Patrick, quindi vediamo, si potrebbe aprire un triello tra Ricky, Lopez e Kaisermatt per la conquista della top 5. Un Lopez che arriva dal suo primo podio in Sport League ottenuto ad Abu Dhabi, quindi proprio in occasione dell'ultimo round della categoria regina per quanto riguarda Fit, ma alla distanza di gara 50% lì davanti in tre cosa combinano, sverniciato drago limitato che diventa l'azzurra per un attimo, e Schumi che dall'esterno passa sia Drago che Vampir, grande manovra da parte di Schumi. Drago purtroppo si è trovato, insomma, non sapeva più dove andare, è rimasto bravo, corretto al centro della pista, non ha fatto movimenti bruschi, e quindi è stato un momento particolare perché avevamo proprio tagliato sull'onboard di Drago che si è visto mangiato sia dalla Mercedes che dall'Alpine. Stanno divertendo sicuramente questi tre piloti, conoscendoli anche, penso che saranno anche in parte insieme, e tra l'altro dovrebbe esserci anche Tia Prince che dovrebbe fare l'ingegnere di pista, quindi che tra l'altro poi sta anche giocando l'Inter, quindi sicuramente starà seguendo sia la loro gara che la partita, quindi tanti occhi, non andre, non è che... ecco ecco il motivo. Vabbè, tanto torniamo a noi con attenzione bandiera gialla, Tukumic e safety car Tukumic l'ha persa. Penso a Stavelot, l'ha perso Stavelot Tukumic. Allora attenzione perché potrebbe ribaltarsi tutto. Adesso vediamo se si fermano infatti Schumi, Drago, si fermeranno tutti per mettere ovviamente la gomma soft e per sicuramente battagliare. Questo diciamo è anche diciamo un colpo di fortuna per chi come Ricky Best si potrà giocare la vittoria, ma ormai quasi tutti adesso che avranno la gomma rossa si lotteranno qualcosa di importante. Vediamo più che altro se si cambieranno le posizioni durante la sosta, forse Lopez che perderà un po' di tempo perché era molto vicino a Ricky Best, infatti il pilota della Alfa Romeo perderà sicuramente qualche posizione. Parte adesso Lopez, dovrebbe passare Kaisermatt, infatti passa Kaisermatt, dovrebbe essere passato solo lui, quindi Kaisermatt ha ripreso, cioè ha preso la posizione nei confronti di Lopensky. Un Lopensky che è diventato per lui diciamo un'agonia per rivedere sempre Kaisermatt davanti, che è sempre stato il suo avversario quest'anno con il pilota che quest'oggi veste i piloti dell'As, ma l'abbiamo sempre visto in colori Aston Martin, e Lopensky invece in veste Ferrari. Chissà se magari l'anno prossimo il buon Lorenzo Tamorri rivestirà i colori rossi della Ferrari, come quasi tutti gli anni ha sempre vestito diciamo i colori italiani, questa sera addirittura con l'Alfa Romeo, poi abbiamo visto con la Ferrari, con la mi sembra Toro Rosso, mi sembra con il 2021, no era Alfa Tauri nel 2021, sto ricordando male. 19 l'ho costretto io ai colori giallo banana della Renault Sport, poi per il resto sempre scuderie italiane. Sotto questo punto di vista è un tema importante le finals, poiché il piazzamento nella classifica generale di queste Fit Finals per i migliori 5, ovviamente dai, insomma quando si andranno a snocciolare nei vari campionati, è un po' complicato da spiegare, sarà molto più facile poi quando saremo su F1 24 scegliere le varie categorie e far capire ai piloti chi ha la priorità. Insomma, diciamo che più ti piazzi avanti, più una volta che cominceremo la prossima stagione avrai l'occasione di essere tra i primi a scegliere la vettura. Diciamo in un modo o nell'altro Codemaster ha sempre regalato vetture più o meno pari a livello di prestazioni, è più una questione veramente estetica o di sound per eventuali piloti, o feeling, abilità, affinità, tutto sommato sensazioni che manda la vettura ai propri singoli. Io
Personalmente con il pad non sono questa grande reference, però ce ne stanno spesso di no, io preferisco la McLaren, la guida più di telaio, mettiamolo sotto questo punto di vista, no, quell'altra invece va più veloce sul dritto se metti le pressioni a metà. Insomma, ci sono sempre tante cose particolari. In un modo o nell'altro le finals, diciamo, quest'anno hanno questo boost, mettiamola così, in più, ovvero che più ti piazzi avanti, più l'anno prossimo, la prossima stagione, avrai priorità di scelta per le vetture e il compagno di scuderia, ovviamente. Chissà, magari l'anno prossimo io cosa, se andrò a prendere, se sarò primo pilota, se sceglierò la McLaren. Guai a chi tocca la McLaren l'anno prossimo in Master, perché è la macchina che amo, ecco, in questo momento. Soprattutto in questo gioco è sempre bella vedere la McLaren arancione, tutti questi colori qui. Comunque sia, vedremo l'anno prossimo cosa succederà. Intanto, con i piloti che in questo momento sono... scegliere la steak, perché insomma... Sì. Magari chi ne sono? Magari la prendo io, ecco, perché magari uno mi frega la McLaren, ha detto ok, allora prendiamo quella. Chi lo sa? Chi lo sa? Però vedremo. Intanto dalla chat addirittura abbiamo letto Simo, non hai freddo, ti ha Prince per la precisione dico sì, visto considerato che ho la stufetta vicino ai piedi e io sono anche molto freddoloso in questo momento, anche se 8 aprile fa ancora freddo qua da me, quindi oddio, io sento freddo, poi vediamo se la temperatura si alzerà nettamente per poi magari quest'estate togliere finalmente la stufa e stare praticamente con le magliette più corte. Ovviamente tutti quanti con la gomma rossa, Grafia che ci è venuta in aiuto per ricordarlo, e salutiamo al solito tutta quanta la chat, il buon Mr. X, chiamate Lopez che immagino per quando non partiva il live timing, per quando non partiva la grafica e la griglia di partenza, tutti al 100% l'anno prossimo, ma tutti no, se no dobbiamo chiudere, no, non capiterà mai, immagino che non ci saranno piloti per fare la sport, ce ne sono sicuramente, anche la Prime, in realtà ci sono delle colonne fisse sempre presenti, sarà e poi immagino al solito con il gioco nuovo tanti saranno soprattutto gli interessati a voler correre, in particolar modo nei primissimi mesi, quindi ci sarà carne fresca immagino in summer. Stasera magari riusciremo a rivedere il buon Ernesto Coppa dopo che quest'anno ha preso un anno sabbatico, possiamo dire così, dopo che l'anno scorso ha fatto la sua ultima, per il momento ultima stagione in Pro League a fianco al buon Lorenzo Tamorri. E quindi vediamo più che altro cosa succederà nel prossimo capitolo. Intanto dobbiamo scoprire che cosa succederà in questi ultimi 5 giri, e se non erro si potrà utilizzare il DRS per solo 3 giri. Intanto riparte il Gran Premio, Schumi ha preso un po' di distacco, Bumper si è fatto un attimo fatto vedere all'interno, poi alla fine ha ceduto e ha perso un pochino di slancio, e adesso vediamo 18° giro su 22 da compiere in totale, 4 giri al termine, anzi 5 giri al termine, quindi saranno veramente 5 giri di fuoco, soprattutto per questi tre davanti, perché si sono divertiti con tanti sorpassi e controsorpassi con le gomme dure, figurarsi adesso con le gomme medie, cioè con le gomme morbide. Vediamo, Vampir sembra essere uscito talmente forte che vuole subito cercare di dare pressione a Schumi Legend, e vediamo un po' chi se la porterà a casa questa vittoria. Non abbiamo neanche fatto un pronostico, però tutto sommato penso che questi primi tre se la giocheranno, ecco. Ovviamente sì, non mi aspetto in realtà che cambi troppo in questi primissimi giri, aspetteranno l'attivazione del DRS. La safety car è comoda più per i piloti nelle retrovie, perché Topping ha approfittato per scontare 5 secondi, Sergente sebbene a 3 secondi di penalità prima della pista, dopo il drive-thru, dopo una risalita passando ai primers, adesso è l'occasione di prendere qualche punto in più, misurandosi con i suoi compagni di stagione in Pro League e i ragazzi della Sport. Poi con i 3 secondi ovviamente sarà difficile che riesca a chiudere davanti a loro, magari ce la fa in pista a superarli, ma... con, come detto, questa penalità sarà decisamente complicato. Già fatica Kaiser, Matt particolare che si trova in difficoltà nei confronti di Ricky Best, già sulla soglia del secondo, deve dar sfogo immagino allora la parte ibrida della sua Haas per rientrare
nei confronti del mantenente delle vesti Alfa Romeo dalla Sport alle Finals, Ricky Best, a questo punto vedendo o un piccolo errore di Kaisermat oppure lì davanti invece stanno dando fondo alle loro energie, cercando ovviamente di mantenere qualcosa in più del proprio rivale per gli ultimissimi giri. Ne mancano soltanto 3, quindi questo non avremo ancora il DRS, dal prossimo dovremo avere 2 giri, quindi con il DRS a disposizione, 3, 20, 21 e 22. E quindi diciamo ci sarà un po' di bagarre in quei 3 giri di DRS. Intanto Ricky Best ha fatto anche il giro più veloce e rimane incollato a Di Legge, così come Di Legge rimane incollato a Drago e Drago rimane incollato a Vampir, che a sua volta Vampir non è incollato di più al posteriore della Mercedes di Shumi Legend. Con adesso vedo Kaisermat che ancora rimane a 9 decimi e deve cercare di rimanere incollato. È incredibile come fa fatica il pilota dell'As, con addirittura la gomma rossa, a rimanere più vicino possibile a Ricky Best. Adesso 7 decimi, quindi diciamo che forse magari si è riuscito a stabilizzare un po' la guida, mentre ovviamente stiamo anche qui a vedere i primi 3 con la telecamera, che sono veramente concentrati uno attaccato all'altro. E vediamo adesso cosa succede. Attenzione a Drago lievitato, che è veramente francobollato a Vampir molto vicino, mentre Shumi ha dato un leggero strappo nei confronti di Vampir. Allora vediamo se Drago andrà all'attacco. Penso che aspetterà il DRS sicuramente, perché adesso nel prossimo giro si scatenerà l'inferno qui a Spa-Francorchamps. Attenzione, bus stop, Urca Lopez, intanto va l'attacco di Kaisermat all'esterno della bus stop. Grandissimo sorpasso da parte di Lopez, però così facendo ha perso il DRS nei confronti di Ricky Best, quindi diciamo una manovra un po' diciamo sbagliata da parte di Lopez, perché adesso non avrà il DRS. Attenzione perché c'è anche un movimento là dietro con Sergente, che cerca di farsi vedere nei tubi di scarico di Topping Kester. Tra l'altro Kaisermat sta anche lappeggiando, potrebbe essere la vittima di Ricky Best, ma anche là davanti si muovono, perché c'è Drago che subito va a cercare l'attacco nei confronti di Vampir. Vampir prende la scia di Shumi, attenzione perché arriva un avventaglio. Mamma mia Vampir all'esterno cerca di reggere, poi Drago all'interno, cambi di traiettoria, urca, dove si mettono. Shumi ringrazia, prende un po' di margine, ma attenzione perché non si devono ovviamente disturbare troppo, perché sennò Shumi se ne va. Rimane comunque in battaglia dietro, intanto c'è scambio di posizione tra Sergente e Topping Kester, con Topping Kester che è arrivato un pochino largo all'entrata di Bruxelles, e alla fine poi Sergente è riuscito a passare, mentre Shumi intanto dà un leggero strappo, 6 decimi, il suo solito strappo negli ultimi giri, per cercare di mettere fuori dal DRS Vampir, e ci sta man mano riuscendo. Vediamo adesso, 6 decimi, sta tirando ovviamente adesso il pilota della Mercedes. Più che altro adesso bisogna vedere se Vampir riuscirà a tenere il DRS, sembra di sì. Utilizza un po' di batteria ibrida qua sul dritto Shumi, anche Vampir lo utilizza, anche Drago. Di Legge invece è quello che probabilmente ne ha più di batteria, però ancora una volta rimane dietro e non attacca. Vediamo se attaccherà negli ultimi giri. Sono sterzo di Drago all'ingresso alla bus stop, quindi non felice l'uscita, ancora comodamente in zona di DRS, ma offre un piccolo fianco a Di Legge, che tutto sommato resta lì, attende ancora, ma mancano pochi chilometri. Mancano veramente sì pochi chilometri, penultimo giro che è iniziato. Vampir è a 6 decimi, quindi sicuramente non andrà all'attacco di Shumi. Può darsi che magari rimanda il colpo all'ultimo giro. Vediamo, DRS solo per rimanere incollato a Shumi Legend. Velocità di punta, 343, 344, adesso addirittura si abbassa. Patrick Speer intanto dietro, ne passa addirittura 2, Kaisermat e Lopensky, con Kaisermat che alla fine ha perso anche la posizione nei confronti di Lopensky, quindi sorpasso di Patrick Speer, doppio sorpasso probabilmente da parte del pilota Williams, che si è portato in sesta posizione, e quindi ottima mossa da parte di Patrick. Passa anche Sergente, Kaisermat adesso addirittura all'esterno, poi diventerà interno Kaisermat, alla fine decide di mollare la presa con Topping Kestrel a muro, penso all'uscita. L'uscita del lato name l'abbiamo visto dal codone, sì, della vettura di Lopez, che è errore tipico, effetto pendolo in trazione. Eh sì,
Attenzione, rimaniamo intanto qua davanti, perché adesso non sono più in 4, ma bensì in 5, perché si è aggiunto anche un pochino dalla festa anche Ricky Best, ma è leggermente staccato di 7 decimi. Occhio, perché adesso Drago, Vampire, Shumi e forse anche Di Legge potranno mettersi alla festa. Vediamo un attimo cosa succederà adesso nel rettilineo del KML. Teniamoci pronti, perché adesso chi avrà il DRS potrà andare all'attacco, e solo Shumi potrà soltanto fare una cosa, cercare di difendersi, che lo sta egregiamente facendo. Però adesso vediamo, 4 decimi, vediamo se saranno sufficienti per Vampire andare all'attacco per il pilota dell'Alpine. Vediamo se andrà all'attacco Vampire, sembra di no, perché probabilmente continua a rimanere in scia, però non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. E allora, attenzione, prova adesso all'esterno a farsi vedere, ma nulla da fare per Vampire, che purtroppo non riesce ad attaccare il pilota della Mercedes. Adesso si è inchiodato anche Drago, anche Di Legge si è staccato Ricky Vesta, che ha fatto sicuramente un errore. Adesso 2 secondi e 2 che lo separano da questo quartetto, che adesso sono veramente vicinissimi. C'è ancora una possibilità, c'è ancora una possibilità per Vampire cercare il sorpasso nel rettilineo finale. Vediamo un attimo cosa succede, vediamo quello che accade. Oh, Drago rischiato di perderla qui. Adesso attenzione, arriviamo a Blanchimot. Stavo arrivando a Blanchimot, Drago sbaglia, non riesce a tenere dietro, dentro Di Legge, dentro Di Legge, passa, passa Di Legge. Attenzione, aspettiamo qui, aspettiamo qui, perché Vampire è vicinissimo. Shumi lampeggia, arriviamo alla staccata della lava stop, qui non ce ne sarà lo stop, il punto fondamentale per Vampire andare all'attacco. Shumi chiude all'interno, arriva all'esterno, arriva poi Shumi, decide di rimanere anche lui, occhio perché sta arrivando anche Di Legge all'incrocio, ma non ce la fa. E allora passo sul traguardo, Matteo Lacerenza vince il primo round di queste Fit Finals 2023-2024. Poi il podio sarà Vampire assieme a Di Legge, che da un errore praticamente all'ultimo giro di Drago Limitato ha fatto sì che il pilota dell'Alfa Tauri è passato in terza posizione. Quindi questo sarà il podio con il pilota del giorno Ricky Best, grande gara anche per lui. Peccato non averlo visto in bagarre con questi quattro, che diciamo ci ha fatto veramente divertire. Più diciamo Drago, Vampire e Shumi, perché Di Legge è rimasto sempre dietro tranquillo e poi ha aspettato il momento giusto per sferrare l'attacco finale su Drago Limitato e prendersi così il terzo posto. Vittoria per Shumi assieme a Vampire, che si è portata a casa questa sua prima vittoria in questa primo round delle finals. Sì, immagino Drago stia pesantemente recriminando un ultimo giro insensato per tutti i controlli che ha dovuto fare. Vediamo. Addirittura Lurush è andato più volte a correggere, lo abbiamo visto dalla sua webcam, forse delle gomme soft, non dico stile MotoGP, con una partita di gomme è uscita male, ma magari una gestione non così efficace, un setup che non si è sposato con la mescola più morbida portata dalla Pirelli. Lo vediamo decisamente sconsolato, perché è stato lì e per quest'ultimo giro con una vettura non composta, anche in uscita dalla fagna, insomma, si è trovato fuori dal podio, sempre guardingo attento e ruspante Di Legge, che si è infilato bene anche di cattiveria verso Blanchimot. Non è una curva facile il destro che precede Blanchimot da affrontare in pieno in due. Vediamo anche dalla telecamera, sto vedendo Campodrago che non so, si sta lamentando per qualche cosa, forse per il volante, per tante cose, non lo so. Poi magari più che altro magari lo sentiremo nelle interviste. E in questo momento adesso penso che ci possiamo prendere una piccola pausa, Raffa, e poi possiamo passare veramente con i primi tre alle interviste. Certamente. Quindi, a tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao da Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta shock. State bene attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è
è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. E dunque eccoci ritornati con il salottino delle interviste, con i primi tre che diciamo sono qui a fare le interviste. Vedo più che altro Sciumi che diciamo un attimo in piedi, non so se c'è per le interviste ancora, aspetta che sto cercando più che altro di attivare, eccolo qui, ecco Matte, ci sei? Sì, eccoci qua. Eccoci qua, allora Matteo, partiamo direttamente da te, gara che tutto sommato è rimasta diciamo come si aspettava, ecco, i primi tre là davanti con te Drago e Vampir che ve la siete giocata, poi ovviamente nel finale ho rivisto un paio di piloti, un paio di cose che sono successe in passato da te Vampir, che siete arrivati praticamente alla bus stop, però comunque tu sei riuscito a tenere la prima posizione, comunque quindi complimenti per la vittoria. Grazie. Quest'anno Spa è stata una pista veramente a mio favore, a differenza degli altri anni, cioè alla fine ho tagliato il traguardo per primo sia in pre-season sia in master sia stasera. Poi c'è da dire che forse ero uno dei piloti più scarichi in pista, quindi si sarà visto che faticavo molto nel T2, perciò la gara l'ho dovuta impostare cercando di, cioè tutta in funzione dell'ultimo giro, di trovarmi nella miglior posizione nell'ultimo giro. Essendo anche la distanza breve, mi sono dovuto adattare ovviamente a un'usura diversa delle gomme, con la quale devo dire ho avuto difficoltà. Però sapevo che la cosa che più mi aveva penalizzato nella 100, che erano le strategie, sapevo che qua poteva essere un punto a mio favore, perché alla fine si fa una sosta, quindi se parti davanti e si sta a trenino è più quadrata diciamo la gara, e infatti così è stato. Poi c'è stata quella safety finale che ha un po', cioè in realtà non ha cambiato molto, perché eravamo i primi 3-4 eravamo quelli, abbiamo tutti messo la stessa gomma, quindi la situazione è rimasta quella. Sapevo che Diego era più veloce di me nel T2, però nel T3 ne avevo di più io, sia nel rettilineo che magari nella bus stop, forse avevo qualcosina di meglio. Quindi ho cercato, tutto lo stinto con la soft, ho cercato di preparare al meglio l'ultimo giro, anche perché ci abbiamo già corso due volte in questa pista, quindi sapevo più o meno come andava impostato l'ultimo giro. E l'ho preparato bene, però lui era uscito abbastanza vicino, secondo me, da curva 1, 5 decimi, non è tanto. Quindi io pensavo che potesse addirittura attaccare. Poi non ce l'ha fatta, forse anche perché ero quello con più scarico. E alla fine sono riuscito a difendermi anche all'ultima curva, dove mi ha tirato una bella staccata, però sono riuscito a difendermi, quindi sono soddisfatto, abbastanza soddisfatto. Molto bene, grazie Matte. Raffa, non so se c'hai qualche domanda per il Monsciumi, però se no possiamo passare. Mi verrebbe da dire com'è non guidare un AS, ma insomma non è che ha guidato solo quello, però sono dei nostri campionati. Brutto soprattutto quando guidi la Mercedes di Hamilton, tra l'altro. La devi prendere Bottas, no scusatemi Russell. Va bene, grazie Matteo. Allora passiamo direttamente a Vampir. Diego, allora... Eccoci qua. Allora, ci hai sperato più o meno, è vero che sei partito davanti, soprattutto hai fatto un ottimo tempo in qualifica e poi come Sciumi diciamo sei rimasto lì a battagliarti con lui e Drago,
E all'ultimo giro, diciamo, ti abbiamo visto che ci hai provato, però ovviamente quando Schumi è davanti è difficile poi passare, soprattutto se si tratta di un punto in cui non c'è il DRS, ecco, perché poi alla fine della bus stop ci hai provato, ma non è stato sufficiente. Hai detto bene, allora, la qualifica è stata veramente molto tosta perché è venuta a piovere immediatamente, quindi lì era questione di fare il giro subito e per fortuna ho azzeccato tutto nel giro nonostante la pista fosse veramente, veramente tanto scivolosa, visto che è iniziato a piovere praticamente subito. E, però sapevo che comunque qui fare la pole sì, è importante, però allo stesso tempo non è una garanzia per la gara, visto che comunque, come abbiamo visto, si è andato molto a trenino, siamo rimasti sempre io, Matteo, Drago e anche Luigi dietro, siamo rimasti sempre a trenino insieme per tutta la gara, bene o male. E quello che avevo stasera di vantaggio magari sì, era un leggermente più di carico aerodinamico che volevo sfruttare appunto nel T2 per cercare di stare un po' più incollato. E anche il fatto che comunque essendo abituato alla 50 rispetto magari ai piloti della 100 potevo sfruttare appunto il fatto che sapevo un po' come andava l'usura della gomma, soprattutto qui a Spa, che è davvero molto 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 importante. Però tutto sommato sì, è stata una bellissima gara, abbiamo fatto tanti duelli anche al limite. L'ultimo giro ci ho provato alla fine, anche perché ho visto che avevo più ERS, perché ho visto che Matteo nell'ultimo settore prima della bus stop ha iniziato a lampeggiare, io invece avevo ancora un po' di ERS da sfruttare. Però la bus stop, un po' per la concentrazione nel momento, non ho modificato il ripartitore di frenata, quindi mi si è bloccato completamente il posteriore. A posteriori magari avrei potuto provare anche magari un incrocio, ma davanti per sorpassarlo ci vuole proprio, deve essere per non perfetto di più, quindi va bene così, dai, per stasera ci sta contenta. Molto bene, grazie Diego. Allora possiamo passare a Di Legge, non so se Luigi c'è. Luigi, ci sei? Sì, ci sto, ciao ragazzi. Ciao anche a te. Allora Luigi, per te diciamo abbiamo visto un Di Legge diciamo titubante, forse più tranquillo rispetto ai primi tre, perché ti abbiamo sempre visto lì dietro, sempre lì attaccato, per magari pensare aspetto praticamente gli ultimi giri o aspetto che facciano diciamo qualche casino, qualche caos e poi mi infilo. Non c'è stato tantissimo, c'è solo stato diciamo l'errore da parte del Drago praticamente all'ultimo giro, cosa che comunque tu ne hai sicuramente approfittato e ti sei comunque preso un'ottima terza posizione. Sì, attendista, ho fatto come allenamento solo un giro in prova a tempo, quindi cioè, non è che c'avevo grandi obiettivi, onestamente. La gara poteva vincere chiunque dei primi quattro, perché il ritmo era simile, io non so quanto avessero dalla gli altri, io c'avevo 11-8, che mi sembrava abbastanza buono sia sul misto sia sul dritto, dati alla mano penso di essere stato anche il più veloce dei quattro, quindi ripeto, è un gioco di trenini. Un gioco che a me comunque non è che piace molto, però sono stato in attesa, non perché non ne avessi, il ritmo ne avevo pari agli altri, né nulla, cioè niente di più, niente di meno, stavamo lì, tanto lo sai meglio di me, Simo, non si scappa, soprattutto sì. su ste piste. E niente, sono rimasto in attesa fino all'ultimo giro, però purtroppo Drago l'ho sentito poco fa per messaggio, c'ho avuto un po' di problemi al volante, e ha fatto molta fatica, usciva sempre di traverso, questo non mi ha dato l'opportunità di schiacciarlo verso Lampi, che a sua volta avrebbe schiacciato Schumi, e quindi praticamente il finale di gara è un po' cambiato da quello che mi aspettavo io, che mi aspettavo magari di arrivare alle comb diciamo in 2-3 appaiati. Non è stato possibile perché Drago c'ha avuto un paio di indecisioni dovute comunque a problemi tecnici, e vabbè, l'ho passato poi a Stavelot perché effettivamente stava sulle uova, quindi ho detto vabbè adesso ci provo. È un peccato perché ero arrivato col 50% sul traguardo, quindi se fosse arrivato di slancio forse ci avrei avuto anche una chance, però vabbè, il gioco è questo, lo conosciamo, non mi fa impazzire, ma se si corre così, poi la pista l'abbiamo già fatta in master, quindi più o meno sapevamo quello che ci dovevamo aspettare, è stato in linea con le aspettative.
Perfetto, non so se ci sono domande in chat, Raffa, per i primi tre. Dalla chat no, non, nulla di che, più visto che tanto ormai su un pilota che in un modo o nell'altro nel corso della stagione ci abbiamo parlato più volte, più, visto che è la prima volta che arriva in Italia, il raduno è previsto, se riusciamo ci si trova in qualche modo, aspettative per il WEC a Imola, insomma l'unica tappa quest'anno italiana del WEC. E poi a Imola, affascinante, magari se cominciamo con Luigi andiamo al contrario. A Imola, allora, per il WEC io ovviamente tifo Ferrari, perché il tifo della Ferrari a 360 gradi, sia GT, WEC, diciamo LMP, prototipi, il tifo è sempre quello, quindi insomma speriamo che possa fare un'ottima gara e deliziare i tifosi con una vittoria sul circuito di casa. Per quanto riguarda il WEC, l'altro della Stream andrò a vedere la gara, saremo in una comitiva pazzesca, saremo una decina, quindicina, quindi si prevedono grasse risate, insomma aneddoti, scena, cose belle, cartata. Spero che qualcuno poi si porti la GoPro, così magari documentiamo tutto. E niente, si spera anche una bella gara di Formula 1, dicono che arriveranno grossi aggiornamenti per Imola o per la Ferrari, che comunque nella gara di ieri ha dimostrato insomma che nella gestione gomma c'è, addirittura leggevo che Sainz era stato leggermente più veloce di Verstappen su gomma hard, quindi speriamo bene. L'anno scorso insomma sappiamo tutti com'è andato l'evento che ha colpito la popolazione emiliana, insomma sono stati periodi difficili per tutti, si spera insomma di recuperare in grande quest'anno con un evento insomma all'insegna del sole, una bella gara e tante estate in compagnia. Perfetto, Diego? Allora, mi avete detto, al WEC io non sono solito seguire altre categorie, ma di fuori della Formula 1, però ovviamente se devo tifare una squadra ovviamente tipo Ferrari, però non parteciperò diciamo al raduno del FIT che ho visto in programma, più che altro anche per una questione di tempi con l'università eccetera, gli esami. E vabbè, anche per la Formula 1 comunque vediamo cosa succederà, anche con la Ferrari che deve portare gli aggiornamenti, si dice che il gap si dovrebbe magari anche chiudere, va a vedere un po' com'è andata anche l'altro giorno a Suzuka, però molto presto per dirlo, anche perché può darsi anche che Suzuka a livello di passo da Red Bull possa avere anche giocato e non spinto al massimo delle sue possibilità, però dai, staremo a vedere sicuramente, ci godremo la gara che l'anno scorso purtroppo non c'è stata per i motivi che tutti sanno, e speriamo che ovviamente non ricapiti neanche quest'anno, ci si possa godere un spettacolo minimale. Magari, chissà, magari Ferrari ci regala un sogno, speriamo, dai. Speriamo tutti ovviamente che la Ferrari possa tornare ad alti livelli. Matteo, invece tu? Allora io mi ero allontanato un attimo, se mi ripetete al volo la domanda vi rispondo. Sì, più che altro se ci sarai aspetta, non mi ricordo, Raffa, aiutami te perché ho perso non solo la presenza al raduno, insomma aspettative per il raduno o per oggettivamente la gara al WEC di Imola e la Formula 1 di Imola, insomma è una domanda così da bar, diciamo. No, io quest'anno ho preso i biglietti per Monza, non per Imola, li avevo presi l'anno scorso a Imola, poi è successo quello che è successo e devo dire che ci sono rimasto un po' male, ma cioè nel senso lo sconforto mi è passato anche guardando quello che purtroppo è successo alle persone che vivevano in quella zona, quindi vabbè. E no, quest'anno ho preso i biglietti per Monza perché a Imola comunque c'era già andato nel 2022 quando vinse Verstappen, e ho preso i biglietti per Monza perché non ci sono mai stato e quindi semplicemente per cambiare. Se il FIT farà qualche raduno lì potrei valutare di esserci, dipende anche perché dovrei arrivare a Milano sabato e poi la domenica vedere la gara e tornarmene, quindi in caso poi il FIT organizza qualcosa là
vedrò, diciamo. Va bene. Peccato, comunque vedremo ovviamente se ci saranno soprattutto gli aggiornamenti che si dice per quanto riguarda la Ferrari, ecco. Comunque io dico soltanto non ci sperate troppo per il mondiale. Tanto vabbè, prima o poi succederà, ecco. Prima o poi, ormai sono quanti anni è che non vinciamo un mondiale, non lo so, ho perso 2007, quindi sono... Lascia perdere, ci sta gente sul fit che manco era nata l'ultimo anno che... Ecco. Lascia perdere, cambiamo discorso. Ragazzi, buona serata, ci vediamo a Silverstone. Buona serata, quindi diciamo siamo ormai in conclusione. Niente, noi ringraziamo ovviamente i primi tre che ci hanno raggiunto, ovviamente Di Legge, Vampire e Sciumi che avrebbe essere andato. Grazie ragazzi. Grazie a tutti ragazzi. E ovviamente ringraziamo ovviamente il buon Marco Lucconi che è andato a parlare con gli altri. Ringrazio ovviamente il mio compagno di questa sera, ovvero Raffaele Neri, che mi ha aiutato anche non soltanto per la streaming ma anche per il commento. Grazie Raffa. Grazie a te Simo, appuntamento a giovedì, finals, gara 2, ma la qualifica alla completa, poi la gara al 100%, ma la qualifica completa Q1, Q2 e Q3 potrebbe essere intrigante. Eh sì, sarà intrigante. Quindi appuntamento per l'11 aprile a Silverstone per il secondo round delle Fit Finals. Noi vi auguriamo una buona notte e ci vediamo. Ciao ciao! Notte.